La dodicesima giornata del Super Mondiale è stata davvero scoppiettante. Pensate che sono state realizzate 52 reti in 16 partite, record assoluto con una media di 3,25 gol a partita. Di queste 16 partite, 10 le hanno vinte le squadre in casa, 4 i pareggi e 2 le vittorie delle squadre fuori casa. 52 reti, come detto, 34 dalle squadre di casa e 18 dalle squadre in trasferta. Andiamo ad analizzare i gironi partendo come al solito dal gruppo A. Questi i risultati: 3 vittorie interne e un pareggio. Il pareggio è stato dell'Inghilterra contro il Camerun ed è un mezzo passo falso degli inglesi. L'Inghilterra, che doveva assolutamente vincere per fare un passo decisivo verso la qualificazione, va in vantaggio con Harry Kane al settimo minuto. Ma a sorpresa, al termine del primo tempo, al primo minuto di recupero del primo tempo, toccò ai cambi, pareggia per gli africani. L'Inghilterra ci prova fino alla fine, ma finisce così. 3 punti invece alla Germania, che batte senza storia la Costa d'Avorio. La Germania fa il suo dovere, va in vantaggio al 17° con Timo Werner. Si ritrova anche in 10 uomini per l'espulsione di Gundogan, ma l'inferiorità numerica non mette in difficoltà la Germania, che raddoppia con Aversa al terzo minuto di recupero del primo tempo. La Germania domina anche il secondo tempo senza incidere, poche occasioni per la Costa d'Avorio ed è una vittoria che vale alla Germania il primo posto in classifica. Nella terza partita il Messico passeggia su una Danimarca ormai rassegnata all'eliminazione, in vantaggio subito al sesto minuto con Vela, poi arriva la doppietta di Jimenez al 13° e al 30°. La Danimarca riapre nel secondo tempo con Cornelius al 59°, ma Lozano al 94° fissa il risultato sul 4-1. Nell'ultima partita la Colombia domina ma spreca davvero tanto, 12 tiri alla fine per i colombiani. Diaz apre le marcature al settimo minuto, il raddoppio arriva al 25°, a segnarlo è Zapata. Il solito Al-Moezzali al 34°, dà speranza al Qatar. Tante occasioni anche nel secondo tempo per la Colombia, che però non chiude e comunque riesce a portare a casa la vittoria per 2-1. E dunque il gruppo A ha un nuovo capo classifica, si tratta della Germania con 25 punti. Segue il Camerun a 23. Queste due squadre sono matematicamente qualificate perché a 2 giornate dalla fine hanno più di 6 punti sulla quinta in classifica. Al terzo posto la Colombia, 20 punti, quasi qualificata, 18 per il Messico, 15 per l'Inghilterra, 13 per la Costa d'Avorio e per il Qatar e 6 per la Danimarca. Dunque Germania e Camerun già qualificate, Danimarca già eliminata. Gli altri due posti se lo giocano Colombia, Messico, Inghilterra, Costa d'Avorio e Qatar. La Colombia ha un piede e mezzo agli ottavi di finale, quindi praticamente rimane soltanto un posto. Vediamo le partite della prossima giornata: ci sarà Camerun-Colombia e qual Camerun potrebbe anche fare un regalino alla Colombia. Poi vedremo Costa d'Avorio-Inghilterra, questo è un vero e proprio spareggio, chi perde è fuori, chi vince invece può continuare a sperare, però l'Inghilterra deve assolutamente fare risultato. Danimarca-Germania, vedremo il classico testa a coda con due squadre che non hanno più niente da chiedere, ben più importante l'ultima partita tra Qatar e Messico. Nella classifica dei marcatori Gnabry viene raggiunto da Zapata e Al-Moezzali che hanno segnato entrambi con 7 gol. A 5 ci sono Harry Kane, Bassogog e Waldschmidt. Gruppo B, questi risultati del gruppo B, tantissimi gol anche qua. E anche qua ci sono state 3 vittorie interne e un pareggio. Cominciamo dall'inizio con la vittoria del Giappone sulla Polonia per 2-1. Una vera e propria sorpresa. Il Giappone, che era sull'orlo dell'eliminazione, riesce a conquistare i 3 punti ai danni della Polonia. Un gran primo tempo con 3 gol in soli 30 minuti. Osako apre le marcature per il Giappone al 15°. Il pareggio 5 minuti dopo su punizione di Lewandowski e Haraguchi al 29° riporta in vantaggio il Giappone. La Polonia colpisce ben 2 pali, ancora con Lewandowski, ha moltissime occasioni ma non riesce a pareggiare. Vince anche il Cile, che era più o meno nella stessa posizione del Giappone in fondo alla classifica, e fa veramente un'impresa. Sotto 0-2 rimonta e vince 3-2. Grande Nigeria nel primo tempo, che va in vantaggio su punizione di Chukwueze al 15° minuto, raddoppia al 39° con il solito Musa. Ma il Cile non si lascia andare e accorcia le distanze alla fine del primo tempo grazie a Vargas, che segna al 45° e addirittura pareggia al 50°. Il gol decisivo arriva al 70° per opera di Sanchez. Cile batte Nigeria 3-2. E poi c'è uno spettacolare pareggio tra Stati Uniti ed Australia, 3-3. Una partita veramente incredibile.
Altidor porta in vantaggio gli Stati Uniti al 13esimo, il pareggio dell'Australia al 24esimo con Lecky. Poi arriva il gol di Pulisic al 38esimo minuto che riporta in vantaggio gli americani 2-1. Nel secondo tempo c'è un blackout americano degli Stati Uniti che consente all'Australia di pareggiare al 50esimo su un clamoroso autogol di Brooks con la complicità anche del portiere e al 54esimo addirittura di passare in vantaggio con Giannu 3-2 Australia. Gli Stati Uniti però riescono a trovare il pareggio definitivo all'81esimo con Altidor, 3-3 tra Stati Uniti ed Australia. Tutto facile invece per la Serbia nell'ultima partita del girone. La Serbia nelle ultime due partite casalinghe contro Giappone e Corea, quindi contro le due asiatiche, ha segnato ben 9 gol, 4-1 al Giappone e 5-0 alla Serbia. I gol sono di Jovic al 7esimo, Milinkovic Savic al 16esimo, Jovic ancora al 64esimo e poi la doppietta di Ljajic nel secondo tempo all'83esimo e al 94esimo. Una Corea del Sud con una difesa che fa acqua da tutte le parti. E analizziamo bene la classifica di questo girone. Gli Stati Uniti, come detto, sono già qualificati già da una giornata, mantengono il primo posto nel girone con 25 punti, la Serbia vincendo si avvicina e va a 20 e quindi può anche sperare in un primo posto perché mancano due giornate. E poi grandissima lotta tra le altre 6 per i restanti due posti, a 16 punti ci sono Nigeria e Polonia, a 14 Cile, Australia, 13 punti per il Giappone, 12 punti per la Corea del Sud che si ritrova incredibilmente ultima. Ha fatto solo un punto in tutto il girone di ritorno la Corea del Sud. Due cose importanti nelle ultime due partite del girone: la Polonia giocherà entrambe le partite in casa e quindi ha un certo vantaggio sugli avversari. Ci saranno tanti scontri diretti, due li vedremo nella prossima giornata. Infatti vedete le partite della prossima giornata, 13esima giornata, Polonia-Serbia, poi due scontri diretti importantissimi, Nigeria-Giappone e Australia-Cile. Australia-Cile in particolare ha il sapore dello spareggio. L'ultima partita del girone sarà Corea del Sud-Stati Uniti. Ancora una volta, un testa a coda. Vediamo la classifica dei marcatori. Anche qua, tre giocatori in testa con 7 gol. Si tratta di Piontek, Tadic e Musa. Dietro ci sono un sacco di giocatori con 4 gol: Milik, Lecky, Altidor, Pulisic, Araguchi e Milinkovic-Savic. Tutti i giocatori che hanno segnato nell'ultima giornata. E andiamo al gruppo C, dove ci sono buone notizie per la nostra nazionale. Eccoli qua i risultati delle 4 partite della 12esima giornata del gruppo C: 3 vittorie interne e una vittoria esterna. Iniziamo proprio dalla vittoria esterna, preziosissima, forse il più importante risultato di questa giornata in questo girone. Marocco-Francia, una bella rivincita dei transalpini che all'andata avevano perso 3-1 in casa col Marocco e stavolta riescono a vincere 2-1 in casa del Marocco. Partita molto attenta della Francia, che va in vantaggio al 15esimo con Ben Yedder. Nel secondo tempo subito arriva il pareggio del Marocco con El Arabi al 48esimo minuto. A decidere la sfida la solita punizione di Griezmann al 75esimo. Non so quanti gol ha subito da Griezmann su calcio di punizione in questo Super Mondiale. Il Marocco ha due grosse occasioni verso la fine della partita ma non riesce a segnare. Questa sconfitta rilancia alla grande la Francia, che avrà due partite in casa nelle ultime due giornate e mette seriamente in pericolo la qualificazione del Marocco. Poi ci sono state due vittorie importantissime di Portogallo e Svezia, entrambe per 2-1. Il Portogallo ha battuto la Russia per 2-1. Una preziosa vittoria per i portoghesi, che non soffre particolarmente la Russia. 1-0 di Bruno Fernandes al 28esimo e il raddoppio arriva grazie a Cristiano Ronaldo al 58esimo. Golovin, ancora su punizione, accorcia per la Russia al 79esimo. Il Portogallo soffre soltanto verso la fine della partita, ma riesce comunque a portare a casa l'intera posta in palio. 3 punti per il Portogallo, 3 punti anche per la Svezia, 2-1 alla Turchia. L'1-0 arriva al 21esimo ad opera di Quaison e il raddoppio, un gran gol di Kulusevski, forse uno dei più bei gol che ho fatto in questo Super Mondiale, all'80esimo. Subito dopo due minuti, all'82esimo, arriva anche il gol della Turchia, che accorcia le distanze. Grazie a questa vittoria anche la Svezia rientra nelle squadre che lottano decisamente per la qualificazione. La Turchia
Turchia adesso rischia seriamente perché ha fatto solo 2 punti nelle 5 partite del girone di ritorno. E poi è arrivata la vittoria dell'Italia 1-0 con l'Uruguay. Avevamo detto qualche settimana fa che le 2 partite consecutive in casa contro Marocco e Uruguay avrebbero detto moltissimo sulle possibilità di qualificazione dell'Italia. Ebbene, l'Italia le ha vinte entrambe 2-0 settimana scorsa contro il Marocco e 1-0 contro l'Uruguay in questa giornata. Nel primo tempo l'Italia comanda il gioco ma conclude veramente poco. Nel secondo tempo gli animi si surriscaldano, l'Italia cala un po', diventa una partita molto tattica e all'improvviso arriva il gol decisivo. All'84esimo Belotti regala i 3 punti all'Italia, che vale anche il primo posto in classifica. E vediamola dunque la classifica, con l'Italia che svetta in testa con 20 punti. Non è ancora matematicamente qualificata perché, come vedete, dietro c'è una incredibile baraonda: 18 punti per la Turchia, 17 per la Francia e poi 16 punti per Uruguay, Svezia, Portogallo e Marocco, 12 per la Russia. Dunque la Russia difficilmente riuscirà a qualificarsi, ma le altre sono praticamente sullo stesso livello e nelle ultime 2 giornate, le ultime 8 partite, sono praticamente quasi tutti degli scontri diretti. Andiamo a vedere le partite della prossima giornata. Si inizia con Francia-Italia. La Francia vincendo potrebbe quasi matematicamente iscriversi agli ottavi di finale. Poi Russia-Marocco è una sfida tra le ultime 2 in classifica, con la Russia che è praticamente quasi fuori. Le ultime 2 partite invece sono dei veri e propri spareggi: ci sarà Turchia-Portogallo e Uruguay-Svezia. Basta vedere la classifica, non azzardo ipotesi perché potrebbe davvero succedere di tutto. L'unica cosa che posso dire è che la Francia avrà, come detto, 2 partite in casa. Dopo la sfida l'Italia giocherà in casa anche contro l'Uruguay, altra importantissima partita, mentre la Svezia forse parte svantaggiata perché avrà 2 trasferte, in Uruguay nella prossima giornata e in Portogallo nell'ultima giornata. Vediamo la classifica dei marcatori. Under resta a 10 gol, non ha segnato, si avvicina Ronaldo che invece è andato a segno con 7 gol, 5 gol invece per Quaison, anche lui ha segnato, e a 4 ci sono i soliti Mbappé, Griezmann, Cavani, Ziyech, Zuba, a cui si è aggiunto Kulusevski. E chiudiamo con il gruppo D, dove non tutto è andato come doveva andare. L'altra volta avevo detto che Spagna, Senegal e Brasile, che sono le prime 3 in classifica, impegnate in casa, probabilmente avrebbero vinto e si sarebbero praticamente qualificate per gli ottavi di finale. Ebbene, non è successo proprio tutto quello che avevo previsto. Iniziamo dalla prima partita, Spagna-Svizzera 1-1. Dopo un primo tempo equilibrato, con una Spagna molto molto sprecona, gli iberici migliorano nel secondo tempo e al 71esimo minuto passano in vantaggio con un gol di Morata, subito pareggiato però al 76esimo da un gol di Seferovic. Dunque 1-1 per Spagna e Svizzera, e la Spagna si complica un po' il cammino, come vedremo fra poco dalla classifica. Poi c'è la clamorosa sconfitta del Senegal in casa contro il Belgio. Più che clamorosa sconfitta, un bel colpaccio del Belgio che si rilancia alla grandissima. Il Senegal non è decisamente in una delle giornate migliori, ma il Belgio ne approfitta. Il gol decisivo, l'1-0, segnato da Benteke al 44esimo. E poi veniamo alla partita con il più alto numero di gol in questo Super Mondiale. Ben 8 gol tra Brasile e Olanda. Un vero e proprio festival del gol, con le difese davvero ubriache in entrambe le compagini. Faccio solo un elenco dei gol: Depay porta in vantaggio l'Olanda al 4° minuto, il pareggio di Neymar al 12°, poi ancora Willian porta in vantaggio il Brasile al 23°, ancora Neymar, 3-1 per il Brasile al 31° minuto, ma prima della fine del primo tempo Depay, doppietta per lui, porta il risultato sul 3-2. Nel secondo tempo una doppietta di Richarlison al 50° e al 69°, inframmezzata dal terzo gol di Depay al 54°. 8 gol, come detto, è il record di questo Super Mondiale. L'ultima partita, Argentina-Croazia, è quasi una condanna a morte per l'Argentina, che non riesce a battere la Croazia e cade nel dramma. Pochissime occasioni in tutta la partita e un risultato di 0-0 che complica decisamente il cammino dell'Argentina, come vediamo dalla classifica. Brasile che prende il comando solitario con 23 punti, il Senegal resta a 20 ma è comunque qualificato. Al terzo posto la Spagna, non riuscendo a vincere, rimane a 18 punti e si fa avvicinare dal Belgio, che è andato a vincere in Senegal, che è a 15, e nella prossima giornata, vi annuncio già, ci sarà Belgio-Spagna.
Poi l'Argentina è quinta con 13 punti a pari con la Svizzera, 12 per la Croazia e 11 per l'Olanda. Croazia e Olanda sembrano un po' fuori dai giochi, la Spagna è quasi negli ottavi di finale, ma nella prossima giornata vedete le partite, ci sarà Svizzera-Argentina, Belgio-Spagna, Olanda-Senegal e Croazia-Brasile. Le prime due partite sono le più importanti, lasciamo perdere Olanda-Senegal e Croazia-Brasile con i destini di queste quattro squadre ormai segnati. Svizzera-Argentina e Belgio-Spagna hanno un'importanza colossale in questo girone. Pensate che se il Belgio vince raggiunge la Spagna a 18 e poi Argentina e Svizzera, chi perde è eliminato matematicamente, addirittura con un pareggio tra Svizzera e Argentina e una contemporanea vittoria del Belgio sulla Spagna, avremo già le nostre quattro squadre qualificate, con Argentina e Svizzera eliminate. Quindi capite l'importanza della preziosissima vittoria del Belgio in Senegal. Nella classifica dei marcatori, Depay e Richarlison ne hanno segnati due a testa e dunque sono in testa con 8 gol ciascuno, 6 gol invece per Embolo dalla Svizzera, 5 per Niang, Neymar e Rodrigo. Due giornate soltanto alla fine, dunque soltanto 8 partite per ogni girone prima dell'inizio degli ottavi di finale dell'eliminazione diretta. Abbiamo già alcune squadre matematicamente qualificate, ma ancora nessuna certa della sua posizione finale in classifica. Quindi non possiamo ancora scrivere alcuna squadra nel tabellone che vedete in grafica dell'eliminazione diretta, ma sicuramente dalla prossima giornata cominceremo a compilarlo. Io come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento il prossimo weekend per le partite della 13ª e penultima giornata dei gironi eliminatori. Ciao ciao!